Onorevole Bazoli, al voto alla Camera il DDL sulla magistratura onoraria, un disegno di legge delega che cambia un po' questo campo, insomma, anche visto lo scadere del precedente quadro normativo. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Quali sono le novità? Ma stiamo parlando di una legge di riordino, di riforma organica della magistratura onoraria che si attendeva in Italia da almeno 20 anni. Tanto è vero che, come lei ricordava, si è andati avanti in questi anni con un regime di proroghe come costume abituale e fin troppo usato in Italia, mentre in realtà era assolutamente necessario fare questa opera di riordino, di riorganizzazione, di riforma organica. È una riforma che prevede in particolare l'unificazione delle varie figure di magistrati onorari con l'istituzione del giudice onorario di pace, prevede finalmente l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria con una disciplina, diciamo, unica sia per le modalità di accesso che per le indennità, per la formazione, il tirocinio, eccetera, eccetera. Prevede una estensione anche di competenze da parte della magistratura onoraria sia in campo penale sia in campo civile, tra l'altro con un'attribuzione di funzioni molto significative e rilevanti per l'ufficio del processo, quindi con i giudici onorari che coadiuveranno nell'amministrazione della giustizia i giudici togati, cioè quelli della magistratura ordinaria. E quindi diciamo c'è una disciplina organica che ovviamente dovrà trovare puntuale esplicazione nei decreti delegati che dovrà emanare il governo, ma che finalmente dà una risposta a un'esigenza che era attesa da troppo tempo e che riguarda un settore molto molto importante dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Nel frattempo che cosa succede per i cittadini che appunto devono fare ricorso al vecchio giudice di pace? Finché non ci saranno i decreti attuativi, ovviamente il regime prosegue come è andato avanti fino ad oggi. Certamente nel momento in cui finalmente si dà attuazione alla legge delega, io credo che anche i cittadini troveranno nella magistratura onoraria una branca dell'amministrazione della giustizia più efficiente, dotata di migliori figure in grado di rispondere meglio alle esigenze e alle richieste di giustizia. Quindi credo che sia una riforma importante che riguarda ovviamente gli aspetti meno importanti, cioè le cause sia civili che penali meno rilevanti, ma che peraltro sono molto diffuse e molto sentite dai cittadini, per cui credo che sia un tassello importante e significativo della più ampia riforma della giustizia che questo governo sta pervicacemente e ostinatamente portando avanti con qualche risultato positivo.